Ciao! Allora, questo è un tutorial appunto di questo trucco che mi vedete indosso. È tipo un total brown, un look abbastanza naturale ma luminoso sugli occhi, un bel po' di mascara e questo bel rossetto che ho ottenuto combinando due prodotti, ovvero questo rossetto, il 602 di Astra, che è questo marrone picchiettato sulle labbra, poi lo vedrete insomma, e questo bellissimo gloss scuro di Kiko, che è il mio gloss preferito, e ho ottenuto questo bel colore molto autunnale. È un total brown molto carino e ovviamente se eliminate le labbra abbastanza così scure potete tranquillamente mettere un nude o un lucidalabbra semplice, ed è un trucco anche da giorno se vi piacciono i trucchi molto luminosi. Niente, spero vi piaccia. Durante il tutorial sentirete la musica gentilmente offerta da mio fratello. E niente, fatemi sapere che ne pensate e un bacio alla prossima. Ciao! Eccoci qua. Allora, la musica che sentirete per sotto tutto il video è gentilmente offerta dalla camera di mio fratello, ovvero mio fratello nella sua stanza a fianco e sente col suo mega stereo i Genesis, che non dispiacciono mai, però lo sentirete per tutto il video, sentirete vari cambi di musica comunque. Se sono troppo forti, insomma, cercherò di ovviare in qualche modo. Comunque, partiamo con la I Love Stage di Essence su tutta la papera mobile. Bene, ora che si è asciugata, prendiamo un altro prodotto Essence che è lo Stay All Day, l'ombretto in crema nel colore 02 Glammy Goes To. Sì, non ho detto sbagliato, che è questo bellissimo colore champagne, un po' champagnino. Lo prendo semplicemente col dito e lo applico su tutta la palpebra mobile. Ecco fatto. Adesso dalla palette Naked prendo questo colorino qui che è Sin, che è il secondo dall'inizio, quello dopo Virgin, e lo applico con un pennello abbastanza piccolino all'angolo interno e per praticamente fin qui, come si chiama? Il primo terzo? Sì, il primo terzo. Facciamo come fa Blue Beam. Ecco qui. Adesso con lo stesso pennellino prendo Toasted. Chiama Toasted, sì, Toasted, che è questo colore qui, sempre con lo stesso pennellino, e lo applico nella restante parte di palpebra. Vabbè, comunque, bando alle ciance, adesso con un pennello penna prendo Hustle, che è qui, il terz'ultimo, e lo applico, faccio prima a farvelo vedere che a spiegarlo, comunque lo applico qui. Ho sfumato con Astol e abbiamo ottenuto questo degradé di colore dal più chiaro al più scuro. Adesso, sempre con il pennellino penna, prendo un marrone intenso, matte, lo prendo da questo 02 Long Beach, questa palettina di Essence, questa qui, questa con i colori un po' più doratini, no? Ce ne sono due, credo. E prendo questo qua, che è un marrone intenso, matte, abbastanza freddo anche. Lo prendo di punta e intensifico un po' l'angolo esterno dell'occhio.
Adesso con un pennello angolato così abbastanza sottile, un pennello d'eyeliner, però abbastanza morbido, prendo sempre questo marrone matte della Essence, lo prendo con la punta e lo applico come fosse un eyeliner asciutto. Eccoci qua. Allora, ho intensificato l'attaccatura delle ciglia. Mio fratello è venuto a chiedermi se vuoi alzare il volume, ancora di più. Sfumo un altro pochino. Ok. Poi, con un pennello, insomma, abbastanza grande, dobbiamo mettere l'illuminante, prendo Virgin dalla Naked, il primo, il colore più chiaro, e lo applico sotto il sopracciglio e un pochino. Se sentite un elicottero è la canzone di Pink Floyd, non è un elicottero, vero? Per chi non li conoscesse, insomma. Adesso applico il mascara e applicherò lo Smoky Lash di Make Up For Ever. Mettiamo una matita all'interno dell'occhio, potremmo metterla sia marrone che nera, io gradisco sempre di più la matita nera, però forse questa volta metto la marrone e metto questa qui, che è la Lava Gloss di Too Faced. Eccoci qui, gli occhi sono finiti, spero si veda decentemente. E con il sottofondo di un'altra canzone di Pink Floyd facciamo il resto del viso. Allora, per il blush ho pensato di utilizzare questo trio di Essence che era della collezione estiva di un po' di tempo fa. È un Sun Bronzing Trio, questo qui specchiato, ed è lo 02 Highlighting Coral, che ha una specie di 103 all'interno, poi una terra e un illuminante. Qua ho abbondato leggermente perché comunque è sera e devo uscirci, quindi non è male così. Molto carino questo trio. Visto che ci sono, ci applico anche, cioè, applico anche lo illuminante, lo applico con un pennello del genere.
Ecco, ho fatto. Molto carino questo illuminante. Adesso vado per le labbra e farò tipo un total brown, no? Tipo una cosa tutta marrone. Cercherò però di dare un tono diverso alle labbra, altrimenti che piattume. Avevo le labbra già idratate. Applico una leggerissima quantità della base per ombretto della Essence sulle labbra. Giusto perché io ho le labbra ultimamente molto rosse e distrutte. E il correttore ha un Malissimo. brutto effetto. Ok, fatto questo, abbiamo le labbra un po' più neutralizzate. Prendo questo rossetto della Astra, il numero 602, penso che si veda così, perché ho il macro, che è questo bel marrone. E lo applico picchiettandolo. Ed ecco qui, già così è molto bello l'effetto. Dal vivo si vede anche di più. È molto bello come colore, picchiettato e anche molto naturale. E adesso vado ad applicarci il mio gloss preferito in assoluto nella storia dei gloss, praticamente, che è questo qui di Kiko, che è lo 07. Penso si veda. Della linea Extra Volume, insomma, questi ciccioni, questo colore scurissimo. Ed ecco qui, abbiamo ottenuto questo bel effetto marroncino. Il look è questo. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e scusate per la musica, insomma, però è musica, non è un rumore molesto e niente, ci vediamo alla prossima, ciao!